Buongiorno e benvenuti ad Excellent, il nuovo format che vi racconta chi sono le eccellenze artistiche, sportive, musicali e non solo del nostro territorio. Giovani talenti che si stanno affermando a livello nazionale e internazionale e che concorrono all'assegnazione del premio Astri Friuli Adria Crediti Agricole. Ma non vi sveleremo subito i loro nomi. Excellent, attraverso le testimonianze di chi sta loro vicino, vi porterà poco alla volta a capire di chi si tratta. Il primo indizio ve lo do io. Oggi si parla di cinema. Sicuramente tra 20 anni mi auguro, ma me lo immagino come un regista di fama quantomeno nazionale, spero internazionale, perché sicuramente ha le carte, tutte le carte per poter fare molto bene. La mia visione è che se avesse la possibilità di avere un budget più alto potrebbe realizzare un ottimo lavoro, un ottimo biglietto da visita, ecco. La nostra passione per il cinema, e in particolare per il cinema horror, slasher o thriller, deriva dall'abitudine che ci ha dato nostra madre a comprendere quel tipo di cinema, quel tipo di film, anche i film d'azione. Noi siamo stati abituati a vedere film come Aliens, Shining, Jurassic Park, subito da bambini, per questo noi riusciamo a comprendere certi particolari e a sfruttarli anche nei nostri film. Sul set si respira sempre un'atmosfera molto vivace, noi ci divertiamo a fare film, a fare cinema, e credo che mio fratello abbia la capacità e anche la passione e la riesce a trasmettere a tutti i membri del film. Non ho veramente mai visto nessuno scontento di essere venuto a girare qualche film, anche stando 12 ore al freddo, al gelo, oppure al caldo più torrido con gli insetti che ti uccidono. Beh, quando ho visto i primi lavori, un po' come i primi lavori di molti filmmaker, la prima cosa che ho pensato è vero, ci sono dei difetti dal punto di vista non tanto tecnico, ma ovviamente la qualità era direttamente proporzionale alla possibilità, quindi ai mezzi e ai budget a disposizione. Però nonostante questo si intravedeva fin da subito appunto questa grande passione, questa grandissima abilità e competenza, sia dal punto di vista della tecnica, sia dal punto di vista proprio del linguaggio, quindi conoscere il linguaggio in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni, che sia più teorico o appunto molto più pratico. Poi è una cosa che non è un elemento da sottovalutare, che ha la fiducia e l'appoggio di moltissime persone che lo seguono ciecamente, dalla famiglia agli amici che fanno parte dei suoi lavori, che lo sostengono anche moralmente, nelle persone che condividono la sua passione, ma semplicemente che ne rimangono affascinate per quanta passione lui mette nei suoi lavori. Quindi credo che, secondo me, è uno che in futuro ne sentiremo probabilmente parlare. Mi piace lavorare con lui perché è un regista che ti dà la possibilità di interpretare dei personaggi che non sono mai banali e che sono il più delle volte innovativi. Inoltre, credo che rispetto a quello che è il panorama regionale, lavorare con lui sia un'opportunità in più, perché fa un genere cinematografico che si sposta, insomma, da quella che è la tradizione italiana e regionale. E poi gli apprezzamenti sono arrivati anche da un personaggio come Dante Spinotti, che ha lodato il fatto che in regione ci siano dei ragazzi che fanno cinema in maniera seria e professionale, riuscendosi anche a divertire. Vi abbiamo dato alcuni indizi. Avete capito di chi si tratta? Ecco il nostro primo Excellent. Sono Tommaso Urban, sono un regista del Pordenonese. Ho lavorato nell'ambito del cinema di genere durante gli ultimi 10 anni, horror e thriller, ed è proprio in questo ambito che mi piacerebbe proseguire il mio discorso cinematografico.
La prima puntata di Excellent, il nuovo format ideato da Banca Popolare Friuladre Crédit Agricole, vi ha presentato Tommaso Urban, giovane eccellenza del nostro territorio. Chi sarà il prossimo? Non perdetevi la prossima puntata di Excellent.